Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella cosiddetta stanza delle lettere perché c'è un muro che è dedicato ad una serie di lettere che sono giunte in questo luogo a Padre Pio. Sono giunte nell'arco di un anno, nel 1965, pensate. Chissà quante storie, quanti racconti, quanti aneddoti che ci sono, quante richieste di grazia in queste lettere a cui Padre Pio ha dato risposta anche attraverso l'ausilio dei suoi confratelli. Oggi vogliamo raccontarvi qui la grande richiesta di perdono che c'era nei confronti degli altri da parte di Padre Pio, cioè era sempre colui che chiedeva perdono anche se c'erano dei momenti particolari che si vivevano. Infatti racconta Padre Marcellino Jasenzanino nel suo libro Profilo di un Santo, Padre Pio, proprio il primo volume, che uno dei momenti di particolare sofferenza era costituito proprio dal bagno di folla che lui era costretto ad affrontare quando, terminate le confessioni delle donne, doveva poi rientrare in convento. Infatti proprio padre Giambattista Colavita, da Sant'Elia Pianisi, un giovane confratello che era molto affezionato a Padre Pio, lo stava accompagnando in questo tragitto, no? Dopo la confessione. E lui scrive: un giorno andai in chiesa per riaccompagnare Padre Pio in camera. Quella mattina la gente sembrava impazzita, tutti volevano toccare Padre Pio e quasi lo muovevano a destra e a sinistra. Io addirittura non riuscivo a far niente, poco niente, per aiutarlo, fargli da scudo, ecco, a volte, da quella pacifica, però per lui era molto sofferta, aggressione. E lì, mentre cercava di difendersi allora come poteva, mi disse, rivolgendosi proprio a padre Giambattista: e tu che ci stai a fare qui? Aiutami. Così lui scrive, io un po' indispettito risposi: ah sì? E me ne andai, visto che c'era un altro confratello accanto a lui. Risalito in convento, padre Pio mi venne a cercare e, lungi dal rimproverarmi, mi disse: te la sei presa, ma io non volevo offenderti, perdonami se ti ho dispiaciuto. Nell'episodio che va a prendere in considerazione lo stesso padre Marcellino, un altro episodio, non si rivela il minimo appiglio per indurre proprio padre Pio ad umiliarsi, eppure lui si umilia. Padre Eusebio Notte con la scuola Cantorum aveva preparato i canti che dovevano accompagnare il pio esercizio della Via Crucis nel periodo quaresimale. In verità le melodie erano un po' teatrali, scrive padre Marcellino, e dopo la prima esecuzione una ragazza che faceva parte del coro, una certa Giovanna Russo, domandò a padre Pio se gli fossero piaciuti ed ebbe una risposta negativa. Risaputasi la cosa in giro, la povera giovane veniva trattata con un certo distacco proprio dal maestro del coro. Rimase dispiaciuta, se ne lamentò con padre Pio. Che ho fatto di male, padre? Io ho solo riferito la vostra risposta, quasi facendogli capire che il suo parere negativo era stato all'origine di tutto il disappunto da parte di tutti, in particolare anche dal maestro. Allora padre Pio non riusciva a capacitarsi di che cosa era colpevole e chiese: ed io cosa dovrei fare? Devo chiedere scusa a padre Eusebio? E lei rispose: forse è meglio, padre, così tutto finisce. E va bene, rispose padre Pio. E in quel momento andò da padre Eusebio e chiese scusa.